E ufficiale Antonio Conte, il nuovo allenatore del Napoli, l'annuncio su X da parte del presidente De Laurentiis per dare il via alla new era Conte. Il benvenuto con la classica firma del contratto e con due A sulla scrivania a sancire il patto tra Antonio e Aurelio. Da ieri pomeriggio il nuovo tecnico e gli stati generali del club azzurro, guidati dal patron, sono finalmente insieme a Roma, una due giorni che ha portato all'ufficialità. E adesso si aspetta la conferenza di presentazione prevista la prossima settimana, con molta probabilità nel giorno di Sant'Antonio a Palazzo Reale. L'accordo è stato siglato e perfezionato domenica pomeriggio, quando i rispettivi uffici legali hanno blindato la bozza definitiva del contratto che legherà Conte al Napoli fino al 2027 attraverso l'invio delle PEC, e dato il via libera all'incontro di ieri pomeriggio, proseguito anche a cena con fotografi e operatori video all'esterno del ristorante romano per immortalare il momento. Mai prima di adesso il Napoli aveva pagato un allenatore una cifra che può arrivare anche a 20 milioni di euro con premi. È da tempo che tutto è nero su bianco, ora è arrivato il momento di ripartire. Persona giustissima, sia come allenatore, penso uno dei migliori in questo momento sul mercato, sia per questo momento storico del Napoli, che penso solo uno come lui, sia traghettatore sia allenatore serio, potesse dare una mano al Napoli in questo momento. È l'uomo giusto al momento giusto, serve soprattutto ai giocatori del Napoli, serve una motivazione in più che i precedenti allenatori non hanno saputo dare, ma quindi vedo dei punti in comune, ad esempio con quello che era Spalletti, il suo lavoro motivazionale e quello che può dare Conte a questa squadra. Antonio Conte, nuovo allenatore del Napoli, quinto allenatore più forte del mondo. Abbiamo fatto un piccolo salto di qualità, anzi non proprio piccolo, ma proprio un bel salto di qualità. Ci invidiano un po' tutti, perché nessuno si aspettava che Conte venisse. Finalmente è arrivato, l'ufficialità ci sta, speriamo solo che faccia bene e che non vada in conflitto con il presidente. Questa è la cosa più importante. Come allenatore non è che mi faccia impazzire, va bene. Però adesso c'è una struttura societaria, Manna, Oriali, Conte. Spero che il presidente si faccia un po' da parte in questo anno. Credo che sia la persona giusta, in quanto, anche se non rientra nelle mie simpatie ataviche, credo che sia la persona giusta, perché secondo me non sarebbe venuto facilmente se non avesse avuto rassicurazioni riguardo all'allestimento di una squadra competitiva. Quindi questo, diciamo, è il mio poco ottimismo, però ben venga, è sempre Forza Napoli.